Qualche anno fa avevo già fatto un video di questo tipo in cui parlavo degli errori dei fan di Steven Universe, ovvero dei falsi miti che circolavano da troppo tempo, delle teorie che le persone pensavano fossero assolutamente reali, oppure domande che continuavate a farmi quando in realtà non c'entravano assolutamente nulla con lo show. Per esempio, quando è che Diamante Bianco canterà la canzone After All? After All non è una canzone di Diamante Bianco, gente, è una canzone che è stata cantata dalla doppiatrice di Diamante Bianco in un altro spettacolo. Ovvero c'è questo spettacolo teatrale in cui c'è questa canzone che parla della regina di Francia, che si chiama After All, che è stata cantata dalla doppiatrice originale di Diamante Bianco. Ma non c'entra nulla con Steven Universe, è una canzone di un musical, cantata dalla stessa persona. Ed è per quello che ci sono tutti quanti questi video su After All e Diamante Bianco in giro per internet. Perché quando avevano appena annunciato la doppiatrice di Diamante Bianco, la primissima cosa che si trovava cercando su internet era questa canzone bellissima cantata da lei. E quindi poteva essere una cosa carina da fare sotto forma di animetico, che altro. Però il punto è che non è una canzone di Steven Universe, quella canzone non arriverà mai. Non è una canzone di Steven Universe, non è un leak sulla prossima stagione, non è niente, non c'entra niente, è una canzone a caso. Non c'entra niente con lo show. E ogni volta che lo ripeto, la gente non ci arriva. Gente, è uno spettacolo teatrale che parla della regina di Francia. Lo dice persino il testo della canzone, non c'entra assolutamente nulla con Diamante Bianco e non c'entrerà mai nulla con Diamante Bianco. L'unica cosa che ha in comune con Diamante Bianco è il fatto che è cantata dalla stessa persona, la stessa doppiatrice, la stessa attrice. Ma non è lo stesso personaggio, non c'entra niente con Steven Universe. Ho parlato per più di un minuto di questa cosa, ok, ora possiamo passare agli altri errori, quelli che più persone fanno? Come il fatto che la nostra perla sia la perla bianca. La perla delle Crystal Gems, all'interno delle varie stagioni prima dell'apparizione di Diamante Bianco, era creduta come la perla che apparteneva a Diamante Bianco, perché Diamante Bianco ha la sua gemma bella in fronte e quindi si dava per scontato che la nostra perla, avendo anche lei la gemma in fronte, potesse essere la sua perla. Ma non è detto, potrebbe esserlo, ma non è detto. Non è un'informazione ufficiale. Nessuno ha mai confermato che lei fosse perla bianca, che un tempo fosse di diamante bianco prima di diventare di diamante rosa, non lo sappiamo. Sappiamo per certo ormai che diamante bianco ha portato via l'originale perla rosa a diamante rosa, ma non sappiamo nient'altro sulla vecchia perla di diamante bianco o altro, e non sappiamo se sia la nostra perla. Potrebbe tranquillamente non esserlo, e a giudicare dal suo comportamento all'interno del film di Steven Universe, è ancora più probabile che lei non c'entri assolutamente nulla e che la nostra perla abbia semplicemente una perla in fronte, proprio come anche diamante bianco ha una gemma in fronte, ma che non siano collegate fra di loro. Non è detto. Quindi non mettetevi a litigare sul fatto che no, ti sbagli, è di Diamante Bianco, perché non lo sappiamo. Non è un'informazione ufficiale, è solo una supposizione. Sensata, certo, ma è una supposizione. Così come Rainbow Diamond, ovvero Diamante Arcobaleno. Allora, Quarzo Arcobaleno è la fusione fra Rose e Perla, cioè Arcobaleno Quarzo nel doppiaggio italiano. Vabbè, comunque, il punto è che molti hanno pensato, ok, ora che Steven, vabbè, sappiamo ormai che in realtà lui è un diamante, non un quarzo, perché dovrebbe chiamarsi Quarzo Arcobaleno? Insomma, è la fusione fra un diamante e una perla, non c'è un quarzo qui in mezzo. Nessuna delle due gemme è un quarzo, quindi perché dovrebbe creare un quarzo? E quindi molti la chiamano Rainbow Diamond come se fosse il nome ufficiale. No! Il nome ufficiale resta Quarzo Arcobaleno, tant'è vero che Quarzo Arcobaleno 2.0 si chiama Quarzo Arcobaleno 2.0 e non con un altro nome, perché è ufficiale, mi spiace, si chiama Quarzo Arcobaleno, non cambierà nome solo perché adesso sappiamo qualcosa in più su Steven e sul suo passato. In più, non dimenticate che il diamante arcobaleno non è una variante esattamente nota che porta questo nome, cioè non state parlando di una gemma reale, quindi ecco, non ha senso parlare di diamante arcobaleno. Lei resta quarzo arcobaleno, tanto non sappiamo ancora quali siano le regole della fusione da questo punto di vista, per quanto io abbia fatto un video sulle regole della fusione. Certo, molte sono supposizioni o comunque calcoli che non sono proprio fissi, ma sul nome della fusione noi non sappiamo assolutamente nulla del come viene scelto. Per ora. Poi un altro errore che capita sempre più spesso, tra l'altro che ho causato io, è questa questione della fusione. La fusione è come il sesso.
No! No, 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 no. Allora, adesso non venitemi a dire che sono ipocrita perché l'ho detto io. Io l'ho detto dicendo che la cosa che noi umani sperimentiamo che sia più vicina al sesso in assoluto è la fusione. Cioè, la fusione per noi non esiste, noi esseri umani non ci fondiamo fra di noi magicamente. L'esperienza più vicina a una fusione che un umano può avere è il sesso, ok? È la cosa più simile che abbiamo con noi, ma in realtà la fusione rappresenta più una relazione in generale. E può rappresentare il sesso, come lo si intuisce tranquillamente nel rapporto fra Jasper e Lapis, o fra Rubino e Zaffiro, o probabilmente anche Giada Limone e un sacco di altre. Parla anche di liberalizzazione del corpo, di amore per la propria persona, e ci sono un sacco di temi all'interno della fusione, c'è anche il sesso, e quindi alcune fusioni possono tranquillamente essere paragonate dal sesso, ma non significa che qualsiasi fusione sia sesso. Primo, se una fusione viene fatta solo per combattere, è ovvio che non sia sesso, deve essere fatta per amore, perché possa essere sesso. Secondo, deve avere qualcosa in comune con questo argomento. La fusione fra Steven e Greg non è una fusione pedofila, è letteralmente una fusione di padre e figlio, come un rapporto familiare, è un rapporto molto intimo fra due, cioè fra genitore e figlio, non ha nulla a che fare col sesso, cioè non è una regola sulla fusione, quella del sesso, è semplicemente un paragone che io ho fatto parlando di alcune fusioni che sembrano voler trattare assolutamente questo tema, visto che anche Rebecca Sugar ha affermato che Fluorite è letteralmente un'orgia, un rapporto poliamoroso continuo, ok? Quindi sì, Rebecca Sugar ha confermato che in certi casi si sta riferendo al sesso usando la fusione, ma questo non vuol dire che qualsiasi fusione sia sesso. La fusione rappresenta il rapporto fra le persone e questo rapporto può essere anche sessuale, però è un rapporto in generale. E infine, l'ultimo che mi preme e che secondo me è il più importante, è l'errore che sento fare a un sacco di persone. Tutte quante quelle persone che vogliono parlare di Steven Universe e criticarlo, dicendo sempre la solita frase che è pieno di episodi filler. Steven Universe, ufficialmente, proprio a livello di dizionario, non potrebbe avere un episodio filler, ma neanche se si impegnasse e volesse. Dovete stare attenti ai termini che usate, perché filler significa un'altra cosa. Steven Universe ha episodi che si potrebbero tranquillamente saltare perché non contribuiscono particolarmente alla trama? Certo! Ci sono episodi che per quanto possano approfondire un personaggio possono tranquillamente essere considerati tutt'altro che interessanti come Rocknaldo? Certo! Ci sono episodi che non sono canonici, che quindi possono completamente essere saltati e nessuno si accorgerà mai di niente, anzi, vederli può confondere? Certo, c'è quello con Uncle Grandpa, che è un episodio crossover non canonico. Esistono episodi che si possono saltare, ma non si chiamano filler, sono episodi normali. E in tutte le serie ci sono episodi che non sono particolarmente importanti, a meno che non sia una serie con episodi da un'ora, e in un'ora diventa difficile non inserire nulla di importante. Se la serie ha episodi dai 10 ai 20 minuti è facile invece che ci siano, perché è una questione proprio di struttura, tu non puoi farmi tutti gli episodi interessanti perché altrimenti una persona mi muore sul colpo. Serve equilibrio di interesse e disinteresse, di calma e agitazione. Eventi che accadono e poi quei momenti in cui non succede nulla. Servono dei momenti che costruiscono una sorta di lore e momenti che invece si dedicano a ciò che interessa al pubblico. Servono gli episodi che non sono particolarmente interessanti. Che poi non vi piacciono è più che lecito, però non sono filler. Quindi non chiamateli filler. Quindi che cos'è un episodio filler, in modo che sia chiaro per tutti quanti voi? Gli episodi filler sono episodi che riguardano tutte le serie animate, ma non solo, che vengono mandati in onda con una scadenza precisa. Quindi, per esempio, ogni sabato esce un nuovo episodio. Per anni. Ogni sabato. E sappiamo già che non stiamo parlando di Steven Universe, ma non vi dico ogni settimana. Ma comunque, i filler sono quegli episodi che vengono aggiunti mentre si aspetta che il creatore continui a scrivere la trama. Quindi abbiamo un creatore, che magari è Akira Toriyama, che deve scrivere qualcosa su come Goku potrà tornare in vita ora che finisce per la primissima volta nell'aldilà.
e gli animatori decidono di inserire della trama inesistente, così solo per fare episodi in più, chiamati filler, ovvero riempitivi, per cercare di pubblicare ancora un episodio alla settimana, anche se lo scrittore non è ancora andato avanti con la trama. Quindi abbiamo Akira Toriyama che si sta preoccupando della parte di trama che si occupa di Goku che deve tornare in vita perché è morto. E poi ci sono gli animatori che, mentre aspettano che escano i nuovi pezzi di sceneggiatura, si dedicano a un gruppetto di episodi in cui, oh, Goku attraversa un serpentone gigantesco e viene bloccato nella casa di una malvagia signora che continua a dargli da mangiare. E per spiegarmi un po' meglio, per tutti quelli che non hanno visto Dragon Ball Z, gli episodi filler sono degli episodi tipici soprattutto degli anime che all'interno di tutte quelle serie che vanno in onda ogni settimana cercano di aggiungere episodi nell'attesa che possano arrivare episodi più interessanti. Sono episodi che servono a riempire il vuoto che viene lasciato nel palinsesto televisivo. Quindi gli episodi filler non sono gli episodi che possono essere saltati, perché quelli ci sono sempre comunque. E in Steven Universe sinceramente ce ne sono pochi, visto che non ce ne sono mai state più di 6 di seguito. E 6 episodi sono 60 minuti. E comunque questi 6 episodi erano davvero importanti per la trama, semplicemente erano meno interessanti. E di questi l'unico davvero saltabile è uno solo, che comunque dà informazioni in più, quindi non è che sia davvero inutile. Insomma, diciamo che gli episodi filler sono pochi, ma proprio pochi rispetto a qualsiasi altra serie TV. Anche quelle con pochi episodi come Gravity Falls, di episodi assolutamente vuoti, con il totale nulla, ce ne sono tantissimi, anche se sono solo 20 episodi. E beh, in Steven Universe sono molti di meno. Ma a parte questi piccoli particolari, queste quisquiglie, un episodio filler è un episodio che viene pensato per deviare completamente dalla trama, raccontare una storia completamente diversa dalla trama, per riempire lo spazio televisivo. E basta, sono sempre episodi che, per regola, per questo sono filler, non sono previsti dal creatore. Dal momento in cui tutti gli episodi di Steven Universe sono perfettamente previsti da Rebecca Sugar e che lei ha un limite di episodi che può pubblicare in ogni stagione e che quindi Steven Universe non ha una scadenza settimanale ma ha la quantità di episodi che la creatrice ha scelto, non possono esistere episodi filler. A meno che non facciano una stagione in cui Rebecca Sugar non ha collaborato solo per far uscire qualcosa in attesa della prossima stagione. Una cosa così sarebbe filler, ma non c'entra nulla con Steven Universe. Gli episodi di Steven Universe vengono scritti prima dell'inizio della stagione e quando veniva pubblicata la prima stagione erano già pronti gli episodi della seconda e della terza stagione. Quindi non ci sono filler in Steven Universe, perché quando bisogna aspettare un attimo per pubblicare degli episodi, semplicemente non vengono pubblicati e quindi si entra in quei momenti di hiatus che possono durare, come abbiamo visto, quasi un anno, in cui non esce nessun episodio. Se in quelle settimane di quell'anno fossero usciti degli episodi fatti apposta per non mandare avanti la trama, quelli sarebbero filler. Ma non è successo, perché Steven Universe non può fisicamente avere episodi filler, o non sarebbe una serie da 26 episodi a stagione, ma sarebbe una serie tipo soap opera che pubblica un episodio alla settimana o più di uno alla settimana dal 2013 a oggi senza interruzioni. Ma se la serie ha interruzioni, non può avere filler, perché il filler serve a non avere interruzioni. Quindi già. In ogni caso, ricordate, Steven Universe non ha filler, non può avere filler, un giorno potrà averli, chi lo sa, sta di fatto che qualsiasi episodio tristissimo su Ronaldo abbiate visto finora non è un filler. Punto. Non lo è. E basta. Voi conoscete altri errori tipici che tutte le persone che seguono Steven Universe continuano a fare? E le solite cose dove si confondono o credono che certe teorie siano ufficiali? Perché attualmente, essendo la serie finita, ci sono un sacco di teorie che sono già state smentite e quindi nessuno ci crede più. Anche se ancora ogni tanto devo spiegare alla gente, no, Steven Universe non è finito. È finita la serie normale di Steven Universe. Adesso, dopo il film, uscirà una sesta stagione che non sappiamo se andrà davvero avanti, se parlerà di altri personaggi, non si sa. Non si sa assolutamente nulla. Quindi la prossima stagione potrebbe chiamarsi Connie Manshoren e parlare di lei, per quanto ne sappiamo. Potrebbe essere la storia di Rose, potrebbe essere un procedimento dopo la fine della
del film della quinta stagione. Non lo sappiamo che cosa sarà la prossima stagione, ok? Non lo sappiamo. Potrebbe essere la storia della vita di Diamante Blu, ma non lo sappiamo. Però ci sarà. Quindi Steven Universe non è ancora ufficialmente finito, ok? E basta. Se ci sono altri errori, ditemi pure. E beh, ci vediamo presto.